Bentornati e bentornate per una nuova puntata del mio personalissimo Advent Show X1. Ogni giorno fino al 24 dicembre gioco un gioco su un Sharp X1 in real hardware, scelto in base, diciamo, ai miei gusti personali e a quello che ritengo sia, diciamo, interessante in un gioco. Ma andiamo a vedere il gioco del giorno subito dopo la sigla. Bene ragazzi, bene, grazie ancora e ben trovati. Vi ringrazio, insomma, se dopo queste puntate ancora vedete i miei video, so che non sono fatti benissimo e che hanno, diciamo, dei problemi sull'audio, dei problemi di qualità, ma io, diciamo, non sono un professionista, è un qualcosa che faccio per hobby, diciamo, svago e perché ho voluto provare a fare un qualcosa, a terminarlo, perché tendenzialmente sono uno che non c'ha tante idee in testa, poi non le mette mai a terra. Comunque, andiamo a vedere il nostro e ci svelerà il gioco del giorno. I will show you. The Castle, della ASCII Corporation. Allora, questo è un gioco che io amo molto e che ho anche finito. Due parole sulla ASCII Corporation, che era una società giapponese, diciamo, fondata da Nishi, appunto, nel 77. Collaborò con Microsoft, infatti l'ASCII è famosa soprattutto per questo in Occidente, alla creazione di quello che fu lo standard dei sistemi MSX. Che sono, non, sono diciamo, molto famosi qui da noi perché, a differenza degli Stati Uniti, il sistema MSX fu importato in Europa da alcuni brand europei, tra cui la Philips, oltre che da brand giapponesi. Nei suoi primi anni di sviluppo, ASCII si concentrò soprattutto sullo sviluppo dell'hardware, no? Ma riuscì comunque anche a produrre del software molto molto interessante. Il gioco che vediamo oggi, appunto, The Castle, è un gioco che io ritengo veramente ben fatto. È un puzzle platform sostanzialmente, in cui il giocatore controlla un principe che deve salvare una principessa, un classicone. La cosa interessante è che dovrà esplorare un castello, da cui il nome, e per trovare la principessa. Il castello è costituito da 100 stanze, questo è un numero magico, 100 è un numero magico, quello che era diciamo, la Golden Age dei videogiochi, no? I 100 schemi, per esempio, di Bubble Bobble. Quanti sono? Tantissimi 100 schemi. Erano tantissimi. E quindi questo numero magico di 100 stanze, sono, diciamo, di per sé ogni stanza è un puzzle a sé stante. Il principe deve evitare nemici, che sono, diciamo, dei tizi che sembrano dei mezzi tirolesi. Una serie di cavalieri o vari mostri, insomma. Sfuggire, diciamo, a oggetti pericolosi, spuntoni, roba così, e raccogliere delle chiavi colorate, perché ogni stanza ha una serie di porte di colore diverso. Per aprire quelle porte serve una chiave dello stesso colore. Poi ci sono delle bottiglie che danno la vita e poi c'è una mappa. C'è una mappa che va presa proprio all'inizio del gioco. Il gioco uscì per tutte le piattaforme giapponesi. Infatti, io questo gioco, voi probabilmente se l'avete visto, l'avete visto su MSX, perché ovviamente uscì anche per MSX.
Ma è uscito, quindi diciamo in Europa fu distribuito su questa piattaforma, ma uscì in Giappone anche per FM7, PC6001, PC88, l'SG1000 e l'SC3000, perché io ho una versione di questo gioco per il Sega SC3000, che è un microcomputer che fece Sega all'inizio degli anni 80. Ma andiamo, diciamo, se ci riusciamo, a vedere il nostro giochino direttamente dallo shark. Vediamo che parte tutto. Eccomi che arrivo, forse meglio. Eccoci qua. Allora. Ok, perfetto, non ti muovere. Zuc. Questo è lo Sharp X1, dato una botta alla cam, ottimo, grandissimo come al solito. Ok, sviluppato da Cherrysoft e distribuito da ASCII, giusto. Allora, io questo gioco, come vi dicevo, lo adoro, non solo lo adoro, l'ho finito, ma l'ho finito non sullo Sharp X1, ma eccolo là, ho detto che lo adoro, l'ho finito e poi sono morto in 3 secondi, perfetto, perfetto. Ma l'ho finito su PC8801MR, che è una delle macchine che ho, diciamo che in qualche modo colleziono. Ed è stato divertente perché, allora, su PC88 probabilmente è la versione migliore. Quando ho ricostruito il disco, perché l'ho ricostruito fisicamente, perché l'ho giocato appunto su una macchina vera, la cosa strana che è successa è che questo disco, che era un'immagine, tutti dicevano che funzionava, eccetera, va bene. Allora ricostruisco questo disco, lo inserisco, carica il gioco e tutto, perché poi mi pare che siano due dischi, forse, non mi ricordo esattamente, però mi ricordo questo particolare, che ho ricostruito questo disco, comincio a giocare dopo un punto del gioco in cui, accidenti, mannaggia, che brutta figura che faccio, continuamente brutte figure. Un punto al gioco in cui bisogna salvare una fata. Questa fata sta nella parte in angolo. Adesso non faccio bene. Adesso faccio una partita bella, perché questa è una partita terribile. Sta nell'angolo in basso a destra del castello, nelle segrete, diciamo, quello che potrebbero essere intese come segrete. E nel momento che salvi questa fata, cioè che salvo questa fata, il gioco comincia a caricare e esce fuori la faccia di un giullare che ride. Blu. Come? Lancio l'emulatore, carico la stessa immagine, funziona. Ma com'è sta cosa? Comincio a cercare sui forum, su Tokugawa Corporate, che insomma è un forum piuttosto famoso, lasciarlo agli là. Comunque ho fatto proprio una partita iniziale brutta. Cerco, mentre ricerco, leggo, alcuni dicono no, il dump è sbagliato, questo è buono, quell'altro no. Niente, ogni dump che provo non funziona. Arrivo a salvare la fata con la macchina hardware vera e praticamente mi compare sta scornata e sto giullare che ride e il gioco si blocca. A un certo punto c'ho come un'illuminazione, ma perché non provo a mettere il Write Protect sul floppy che ho creato? Ragazzi, era quello. Cioè, sostanzialmente, la protezione del gioco, all'epoca, cosa prevedeva? Prevedeva un check a un certo punto, quando facevi il caricamento del gioco, ah sì, devo andare all'altro schermo per la chiave blu, del fatto che il disco fosse in Write Protect. Perché? Perché il disco originale non era bucato. Sapete, i dischi da 5 e un quarto hanno quel buchino, il buchettino che serve per, perché non va, ecco, quel buchettino che serve per diciamo indicare al floppy drive la possibilità di scrittura o meno, no? Si fa addirittura, per fare la doppia faccia, si tagliava, c'era un attrezzo che ti permetteva di tagliare i floppy.
E in pratica il disco originale non aveva questo buco, era tutto vibrate protect perché era il disco originale. Quindi loro si erano inventati questa cosa. Perché? Perché così chi copiava il disco e provava a lanciarlo senza in qualche modo abbia preso questa mappa, ecco le 100 stanze. E senza diciamo mettere il Wright Protect incorreva in questo bangone con cui in pratica diventava impossibile giocare. Cioè, una volta tu fatto questo, il gioco è rovinato. Se tu non lo metti in Wright Protect subito, il gioco si autoscrive. C'è un pezzo del codice che rovina il gioco in maniera irreversibile. Ti fa giocare tipo neanche metà del gioco. Però non lo fa all'inizio, vedi che erano furbi, non lo fa all'inizio, lo fa più o meno a metà quando vai a salvare la fata e tu dici no, no, com'è possibile? Dov'è che ho sbagliato? Dov'è? Con la bottiglia che dicevo. E ti attacchi perché devi praticamente, cioè il gioco non saprai perché non era noto, non saprai mai perché in qualche modo ti si è bloccato. Poi chiaramente questa cosa sarà. Anche se devo dire che cercando su internet questa cosa, anche su un forum giapponese, insomma, andando un po', loro sono chiusi, però questa cosa non era nota. Io l'ho scoperta per caso, cioè l'ho scoperta io, non l'ho letta da nessuna parte, che mettendo il Breath Protect il gioco praticamente funzionava. E l'ho finito. Molto bene, perché devo dire che. Comunque PC88 mi dava la possibilità di fare il save della partita, invece questo non credo. E questo è un gioco che ci vuole parecchio tempo, non tantissimo, però un po' di tempo, un po' di impegno per finirlo ci vuole. Perché comunque c'ha tutta una serie di enigmi, no? Di cose che ti portano via tempo e puoi sbagliare, per cui conviene sempre in qualche modo ecco, avere la possibilità di salvare la partita, magari sei stanco, vuoi riprendere un altro momento, poi boh, se sbagli, e poi in qualche modo riprenderla. Questo, tra l'altro, questo titolo, se non ricordo male, fu convertito anche per NES, però la versione NES è diversa, nel senso che è un gioco proprio diverso, cambia la meccanica perché il principe può solo saltare nel gioco originario, vedete, può soltanto saltare da una piattaforma all'altra, non può uccidere i nemici, è un gioco pacifista nella versione originale. Nella versione NES invece il principe, se non ricordo male, può usare comunque la spada, può uccidere. Eccolo lì, il tirolese, il minchio tirolese. E quindi questo inserimento di questo elemento della spada, la possibilità di uccidere i nemici, cambia completamente la meccanica, anche gli schemi sono tutti diversi. Un'altra informazione interessante è che il gioco all'epoca fu ritenuto questi sono ponti temporanei, se non mi ricordo male dovrebbero scomparire dopo un po', ecco infatti, e fu ritenuto, questo gioco fu ritenuto all'epoca, pensate, purtroppo facile, per cui, allora non mi ricordo male, lo farei così, no, sono morto definitivamente? Ah no, c'è ancora qualche vita, meno male. Per cui ne uscì un'altra versione chiamata The Castle Excellent, che è in pratica lo stesso identico, diciamo, gioco, lo stesso. No, che stupido, questo perché il joypad non funziona bene, è diagonale. Che è un joypad triste, però io non ce l'ho il joypad buono per MSX 2 o 2 tasti. Ok, questo. Ah, sono arrivato là, ok. Quindi devo rifare il giro? Non posso soltanto qua? No, devo rifare il giro. Vabbè. E dicevo,
Ah sì, che fu ritenuto troppo facile all'epoca, pensate. Quindi uscì questa seconda versione chiamata The Castle Excellent, dove il motore del gioco è praticamente lo stesso, però gli schemi sono molto più difficili. Gli enigmi sono più complicati, i nemici sono più piazzati peggio, insomma, un po' più. No, sono ricascato. Vabbè. Un po' più alla traditora maniera. E quindi niente, uscì questo secondo gioco, quindi, inaugurando un po' una moda del riutilizzo, perché se ci pensate, gli sarà costato di meno farlo. Comunque, eccezionale, io lo trovo molto bello. Sai che faccio? Potrei provare a passare da sopra, anziché da sotto, perché non mi ricordo. Anzi, facciamo proprio così. Adesso queste sono le mitiche conchigliotte. Chiudi le conchigliotte. È chiusa? No, non era chiusa completamente. Abbiamo finito. Ah no, ci abbiamo ancora una vita. Il conchiglione, quello è il mitico conchiglione, perché con la maschera non ci vedo bene, non ci vedo benissimo. Per cui il conchiglione deve essere completamente chiuso, uno ci può saltare sopra, vedi? Invece non era ancora chiuso del tutto. Mitico conchiglione. Ok, ora facciamo chiudere, chiudi di tutto, 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 conchiglione, vai. Ok, perfetto. Poi a questo punto mi sa che mi conviene fare tipo così, esatto. Non ce l'ho la chiave, la devo prendere. No, no, non me lo dire che devo fare il giro. Eh sì. Devo fare tutto il giro. Ah no, ecco, posso fare questo. No, è vera la fiamma. Non vedo bene, la fiamma t'ammazza. Va bene, va bene. Ok, posso rifare una partita un po' più decente, cioè, diciamo più o meno un quarto d'ora. 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, iniziamo bene, vedete che salta, questa cosa mi dà un fastidio. Salta invece devi andare dritto, perché sto joypad della Quick Joy, Quick Shot, fa schifo, fa veramente, veramente schifo. Allora. Così, 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 ah no, ho sbagliato, vabbè, non c'è problema, basta, se uno fa un errore in queste schermate basta andare dall'altra parte, rientrare e come per magia il tutto si resetta, e questa è una cosa, diciamo, da una parte comoda, perché se fai qualche errore di piazzamento degli oggetti, dall'altra, se ti sbagli esci fuori, poi devi rifare tutto, però devo dire che c'è un suo senso. Il gioco secondo me è veramente ben fatto, nel senso è fatto veramente bene. Il puzzle platform è fatto benissimo, c'ha quel numero di stanze che per l'epoca era gigantesco, complesse, con enigmi a un certo punto veramente complicati, perché poi le chiavi non sono solo blu e gialle, ma di diversi colori, e per aprire ci sono dei punti in cui c'è tipo 4, 3, 4 porte di seguito di colori diversi, devi comunque in qualche modo, vabbè, devi in qualche modo, anzi devo andare a prendere anche il blu, ho rifatto la stessa cosa, è incredibile, devi in qualche modo dicendo, devi in qualche modo, insomma, sforzarti, ecco, quello sì. E non so, io l'adoro, è un gioco che mi piace, secondo me è veramente ben fatto. Questo gioco della Lush è bello, anzi c'è Resort barra Ashi, che Lush ha distribuito. È veramente ben fatto. Così. La cosa divertente della mappa è che se tu non la prendi all'inizio, non la prendi più, e quindi vai alla cieca, e questa cosa non è buona. Perché? Perché la mappa ti aiuta a capire chi ha
dove sei, no? È una cosa che per esempio nei giochi, nei primissimi giochi degli 80, che c'erano su piattaforme come Commodore 64 o Spectrum, non c'era la mappa, no? Nei giochi, soprattutto nei giochi isometrici, ma non solo. La mappa te la dovevi disegnare tu. Invece questa cosa, questo escamotage che i designer fanno di inserirla all'inizio, la potevano direttamente mettere disponibile, non so perché, questa è una cosa un po' strana in effetti, come scelta, no? Però il fatto che ci sia una mappa secondo me è un valore aggiunto, perché ti permette di concentrarti unicamente sull'enigma, sulla meccanica appunto del puzzle di ogni schema. Guarda, salta, ogni volta salta, questa cosa mi fa di un nervoso. Ci riesco? Appunto, diciamo, la mappa ti permette di concentrarti unicamente sull'enigma della stanza in cui sei, evitando poi di perdere tempo nel capire dove sei rispetto al castello. Cioè, anche visivamente è importante capire, no? Dove si è. Perché la principessa è nell'alcol in alto, è nell'angolo, se mi ricordo male, in alto a destra, mentre la fata è nell'angolo in basso a destra. La fantomatica fata. Il fatone. Allora, questa è una cosa, ecco, per ritornare al discorso della versione SC3000, che questa su Sharpa non ha. Allora, come potete vedere, ci sono dei punti con le piattaforme che sono lenti, dei pezzi lenti, insomma, in cui tu stai su questa piattaforma, devi aspettare che la piattaforma sale, eccetera. Su SC3000, premendo un tasto, il gioco va al doppio della velocità. Quindi sente che fa, la musica fa para 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 para. Poi per il caso fa parapara, sta velocissimo e tu puoi velocizzare i pezzi più noiosi. Questa cosa io su Sharp X1 ho provato un po' di tasti, devo dire poco, ma non l'ho trovata. Infatti il gioco va più lento, scorre più lentamente, diciamo, perché ci sono dei punti in cui, no, devi aspettare che la piattaforma sale, eccetera. E questa cosa può annoiare. Però mandare il gioco al doppio più veloce vorrebbe dire renderlo difficilissimo. O comunque alzare il livello di difficoltà troppo. Per cui i designer hanno deciso giustamente di non farlo. Di non farlo. Io ogni tanto do un'occhiata all'ora perché fra un po'. Ah, c'ho ancora 10 minuti. Bene, un po' dovrò per forza le cose. No! Che stupido. Che stupido. Dovrò per forza di cose salutarvi perché devo lavorare, perché sennò io questo gioco ci posso stare ore, perché mi rilassa, non mi fa arrabbiare. A differenza dei giochi, diciamo, là c'era una chiave, c'è qualcosa che non riesco a essere, una chiave blu. No, sciocco. Non mi fa arrabbiare perché è un gioco che se uno si mette senza maschera in faccia, con calma, con serenità, senza il fatto che devi. Ecco, vabbè. Senza il fatto che c'è qualcuno che fra un po' devi fare la call, eccetera. È un gioco veramente rilassante, come tutti, perché non c'è un tempo, una cosa che odio. Cioè, questo fatto che ti mettono, che alcuni giochi, no, è una scelta di design che io non voglio criticare così, a prescindere, no? Però questo fatto che ci sono dei giochi che ti mettono un limite di tempo nel fare le cose, giochi di questo tipo, quindi classic gaming, o meccaniche simili al classic gaming, che ti mettono, diciamo, forzatamente in una condizione di stress per mancanza di tempo per fare una cosa, perché il gameplay si basa su questa scelta, voglio dire che è brutto. A me personalmente non piacciono tantissimo.
Tanto troppo mi devo lasciare, quindi meglio così. Perché per me deve essere un momento di, appunto, di svago, di rilassatezza, cioè io non devo stressarmi. E quindi per esempio i giochi, appunto, che si basano su questa meccanica, diciamo così, che ti mette pressa, come si dice a Roma, mi stressano e non mi piace farli. Che stupido. Vabbè, sono morto definitivamente? Ok, va bene. Allora, io direi che per la giornata di oggi abbiamo dato. Io vi consiglio, se non avete giocato mai, di giocare a The Castle, perché secondo me è un titolo eccezionale. Adesso io l'ho giocato malissimo per i motivi che vi dicevo, la maschera, e che ho fretta di diciamo di lasciarvi per andare a tornare al mio lavoro. Però devo dirvi che ve lo consiglio, cioè è un giocone, cioè per tante piattaforme, secondo me la versione migliore è probabilmente quella per 8801, però anche questa X1 è molto buona. Limite SC3000. Quella MSX è comunque valida, però non mi corro male almeno colori. Comunque, ad ogni modo, io vi ringrazio di essere stati con me, se ci siete stati, se avete visto questo video. Vi auguro una buona giornata e alla prossima. Sigla!